Questo podcast contiene i sermoni della Chiesa Evangelica Breccia di Roma. Serviamo la città di Roma e tramite essa l'Italia, in modo regale, sacerdotale e profetico, affinché la parola di Dio faccia breccia per trasformarla. Buon ascolto. Continuiamo nella nostra serie L'Arte e Vangelo e stasera vogliamo leggere da Isaia 53, verso 1 a 6. Ascoltiamo la parola del Signore. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori, quelli che, di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Sin qui è la parola del Signore. Vogliamo pregare. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, ti ringraziamo per la tua parola, per quello che abbiamo appena sentito, Signore, e la potenza della tua parola attraverso il movimento e le opere dello Spirito Santo. Preghiamo stasera che tu possa parlare ai nostri cuori, che possiamo essere trasformati nell'immagine del nostro Re e Signore Gesù Cristo. Preghiamo che possiamo essere cambiati dalla tua parola, Signore. Aiutaci. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Amen. Il centro di Roma è esteticamente piacevole da vedere. In ogni direzione in cui ci si gira si può vedere qualcosa di bello che può lasciare senza fiato. Durante la settimana, mentre torno a casa dal lavoro, passo davanti a un'immagine che mi attrae. In via della Navicella, proprio sopra la chiesa di San Tommaso in Formis, c'è un mosaico da XIII secolo di Jacopo e Cosma Cosmati. Loro erano famosi marmisti romani. Il mio sguardo è attratto da questo mosaico perché raffigura Gesù seduto su un trono con le braccia aperte. E con ogni braccio tiene le mani di due schiavi liberati, uno bianco e l'altro nero. Mi ricorda anche un altro bellissimo mosaico che si trova sulla facciata della Basilica di San Paolo fuori le mura. Forse ci siete stati e avete visto questo enorme mosaico di Gesù seduto sul trono. E lo sfondo è di oro e quando è illuminato è davvero un spettacolo da vedere. E questi sono solo due esempi delle innumerevoli raffigurazioni di Gesù che possiamo trovare in questa città. Ci sono immagini di Gesù con i capelli corti e con i capelli lunghi, con i capelli biondi e con i capelli marroni, con la barba o senza la barba, con la pelle chiara e con la pelle più scura, o con gli occhi scuri o con gli occhi azzurri. Quindi le immagini di Gesù trovate a Roma sono molto diverse tra loro, ma hanno tutte qualcosa in comune. Il Gesù che presentano è esteticamente piacevole alla vista.
E questo passo della scrittura che abbiamo appena letto è l'ultimo di quattro canti che parlano del braccio del Signore, del Messia che sta arrivando, del re militante e vittorioso che sarebbe venuto a salvare il popolo di Dio dall'oppressione. È stato scritto secoli prima dell'incarnazione del Figlio di Dio, nella nascita di Gesù Cristo. Il padre della Chiesa, Agostino, quando commenta questo passo, dice che è come se il profeta Isaia fosse stato presente alla croce di Cristo. Viene spesso definito il Vangelo secondo Isaia e parla più degli altri Vangeli dell'aspetto fisico di Gesù. Isaia ci porta a porci la domanda: che aspetto potrebbe avere Dio se fosse un uomo? Se dovessimo dipingerne un'immagine della potenza di Dio e della sua forza nel salvare il suo popolo, come potrebbe apparire? Probabilmente assomiglierebbe alle tante immagini che troviamo di bellezza e potenza, attraenti per gli altri. E tuttavia, il profeta Isaia ci dice che non è come penseremmo, perché la salvezza non viene dall'estetica. La salvezza non viene dall'estetica. Isaia ci dice che l'attrazione del bello non è affidabile. Come vi aspettereste che sia un re vittorioso e salvatore? Forte e potente? Alto ed eroico? Bello e attraente? Quando si entra in una stanza, sarebbe lui ad attirare la vostra attenzione, a catturare il vostro sguardo. Guardereste una volta e poi guardereste di nuovo. È proprio lui. Dovrebbe essere proprio lui. È così che il profeta Samuele descrisse il primo e il secondo re di Israele, no? Saul era giovane e bello. Tra i figli di Israele non c'era n'era uno più bello di lui, era più alto di tutta la gente, dalle spalle in su. 1 Samuele 9:2. Ma che disastro Saulo come un re. Poi il giovane Davide fu descritto come un giovane biondo, aveva begli occhi e un bel aspetto. 1 Samuele 16:12. E questo è ciò che aspettiamo da un re, no? L'aspetto della forza, della bellezza. Ma quanti film avete visto in cui il re o il supereroe sono brutti? Non molti. Perché? Perché nel nostro giudizio umano stimiamo la bellezza. Ne siamo attratti al bello. La apprezziamo molto e basiamo quindi i nostri standard su di essa. Ma l'attrazione del bello non è affidabile. Versetto 1. Chi ci avrebbe creduto? Chiede Isaia. Chi sarebbe stato in grado di riconoscere il braccio di Dio sul re? Isaia dice: non noi. Non noi. Egli cresceva davanti a lui come una piccola pianta da un terreno arido. Quindi Dio ha visto suo figlio, il figlio di Dio incarnato, crescere da quella che era considerata una famiglia anonima, di una città insignificante. Giovanni 1:46, puoi forse venire qualcosa di buono da Nazareth? È così che viene descritto il braccio del Signore. Non aveva forma né bellezza per cui dovessimo guardarlo. Il suo aspetto non ci attraeva. Non era un uomo simile al re Davide nel suo aspetto. Non avremmo nemmeno lanciato uno sguardo verso di lui. Non avrebbe catturato la nostra attenzione. Anzi, anche se lo facesse, distoglieremmo lo sguardo da lui. Poi il versetto 3 dice che era disprezzato e rifiutato dagli uomini.
Quindi il suo aspetto suscitava in noi qualcosa che non ci piaceva. Ma perché? Perché noi apprezziamo l'estetica. Desideriamo la bellezza esteriore. E Gesù non rispondeva ai nostri standard. Non ci sarebbe piaciuta la sua forma né il suo aspetto. In base al nostro giudizio umano, lo abbiamo trattato come lo abbiamo visto, con disgusto ed evitandolo. Come ha scritto Giovanni in Giovanni 1, 9 a 11, la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Quindi Isaia dice che Gesù non valeva nulla per noi. Il re dell'universo era venuto, ma noi non lo riconoscevamo perché non l'abbiamo trovato attraente. Quando guardiamo a Gesù secondo i nostri standard, lo trattiamo come lo vediamo e diciamo: non è questo l'aspetto di un re vittorioso? Trattiamo le persone come le vediamo noi. Lo facciamo. Pretendiamo di essere soddisfatti dall'estetica e la bellezza che ci attrae e desideriamo essere salvati e convalidati e affermati da ciò che è bello secondo i nostri standard, no? Ma l'attrazione del bello può essere ingannevole. Come esempio, la nostra attrazione per il bellissimo Colosseo ci fa dimenticare il suo ruolo nel promuovere ogni tipo di vulgarità, schiavitù e omicidio. La bellezza delle innumerevoli basiliche della nostra città maschera l'idolatria e la schiavitù spirituale di un Vangelo deviato proclamato tra le loro mura adornate. Desideriamo l'estetica e giudichiamo dall'apparenza. Riempiamo le nostre piattaforme di social media con l'apparenza di bellezza quando trattiamo i nostri vicini in modo brutto. Sembriamo avere successo e felicità quando manchiamo la contentezza dei nostri cuori. Sembriamo essere una famiglia rispettabile quando i nostri matrimoni sono a rischio, quando i nostri figli trattano male i loro fratelli e sorelle e mancano di rispetto agli altri senza conseguenze. Quindi l'attrazione del bello, da quello che vediamo, dall'estetica, non è affidabile. L'estetica non sempre dice la verità sulla realtà delle cose. Ma Dio, in modo diverso da noi, lui vede la realtà veramente perché egli l'ha creata e la governa. E quindi per vedere la vera bellezza, adesso parliamo del punto numero due, per vedere la vera bellezza è necessario un confronto con il brutto. È necessario un confronto con il brutto. Ma a noi non piace confrontarci con la bruttezza. Ci piace ciò che attrae i nostri sensi, ciò che è esteticamente bello. Quindi è giusto che ci piace ciò che è esteticamente bello, non è un peccato. È giusto, per esempio, volere che la nostra casa sia invitante agli occhi o che il nostro guardaroba sia attraente, non è un peccato. A meno che non stiamo cercando di autovalorizzarci attraverso l'estetica. A meno che non stiamo cercando di nascondere qualcosa. Noi viviamo nell'epoca di Photoshop e dei filtri di Instagram che ci permettono di dipingere una falsa immagine di noi stessi. E possiamo farlo in diretta durante una videochiamata. L'abbiamo forse tutti fatto questo, no? C'è stato un aumento degli interventi di chirurgia plastica
Perché le persone cercano di far coincidere il loro vero aspetto con il filtro di Instagram che preferiscono. Si sentono brutte senza. Vogliono evitare ciò che percepiscono come brutto. E quindi dipingiamo falsi ritratti di noi stessi. Nascondiamo la vera realtà dietro l'estetica. Vogliamo mascherare la bruttezza. E anche l'arte è un modo che ci permette di farlo. Il famoso artista Vincent van Gogh dipinse più di 40 autoritratti nella sua vita. Più di 40. Ma molti di essi erano lontani dalla realtà. Ad esempio, amava l'estetica dell'arte giapponese e così in uno dei suoi ritratti si dipinse come un monaco buddista con la testa rasata e gli occhi asiatici. Ma tra tutti gli autoritratti che Van Gogh dipinse, uno è quello che spicca di più ed è considerato il suo più prezioso. Fu dipinto nel 1889 mentre si trovava in manicomio. Si intitola Autoritratto con orecchio bendato. Forse l'avete visto. Molti di voi conoscono e conoscete anche la sua storia. Van Gogh soffriva di malattie mentali e in uno stato di depressione maniacale si tagliò l'orecchio. E in questo scioccante autoritratto vediamo la vera bruttezza del tormento che provava nel suo cuore, piuttosto che un'immagine disonesta di sé. Dipinse un'immagine che mostrava la realtà della sua rottura. Vediamo uno scontro con il brutto. In questo testo qui che abbiamo letto, vediamo Dio Padre che dipinge un ritratto simile, in quanto vediamo un necessario scontro con il brutto. Lo scontro con il brutto era la missione inaspettata che il braccio del Signore era venuto a compiere. Il modo in cui Gesù è stato trattato dipinge un quadro orribile che rivela la verità sui nostri cuori. L'abuso, l'abbandono del servo sofferente di Dio espone la violenza che infetta i nostri valori. Il disprezzo per il Figlio di Dio in carne e ossa rivela la distorsione dei nostri desideri. È una cosa brutta da vedere, è esteticamente inquietante per tutti. Non vogliamo guardare quanto ci troviamo di fronte alla realtà del nostro cuore, perché è uno shock per i nostri sensi. Nel versetto 3 Isaia dice che il braccio del Signore, il re promesso, non solo è stato trascurato, ma anche disprezzato. Come scontro con la brutta natura del nostro peccato, Gesù ha conosciuto la sofferenza. Sapeva intimamente cosa significava soffrire fisicamente, emotivamente e spiritualmente, perché aveva sperimentato intimamente la sofferenza. Gesù era un uomo di dolore. Gesù si è identificato intimamente con la bruttezza devastante del peccato, mentre l'ira di Dio si riversava su di lui. Gesù è stato abbandonato dai suoi amici più cari. Come è scritto in Salmo 88:8, hai allontanato da me i miei amici. I miei amici. Mi ha reso abominevole per loro. Gesù era sorprendentemente sfigurato. E come è scritto nei versetti precedenti di questo canto, in Isaia 52:14, come molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti. Tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo.
e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Quindi a malapena riusciamo a sopportare la sua vista. Secondo i nostri standard, guardiamo la sua bruttezza e noi diciamo, sicuramente Dio lo sta giudicando. Come può essere questo il braccio del Signore? Come può essere questo il Salvatore del mondo, il Re? Dov'è la sua maestà? Dov'è la sua gloria? Dov'è la sua potenza? Ma la salvezza non viene dall'estetica. Questo scontro con la bruttezza del nostro peccato era necessario. Attraverso di esso, Dio Padre stava dipingendo un quadro. Stava usando uomini distrutti come mezzo e strumento per dipingere un quadro che rivela la bruttezza del nostro peccato. Ma per coloro che riescono a guardare, nascosto in ciò che ci appare come debolezza e una sconfitta, possiamo vedere la potenza e la saggezza di Dio. La croce ci appare come una sconfitta, eppure è la più grande vittoria e l'ultima dimostrazione dell'amore di Dio. La croce è l'ultima dimostrazione della fedeltà di Dio e della redenzione di Dio. La bruttezza della croce e lo scontro che ha avuto luogo sulla croce erano necessari, perché lo scontro con il brutto è necessario affinché l'umanità possa trovare il perdono, la salvezza e la comprensione della vera natura di Dio. Egli si è fatto carico dei nostri dolori e ha portato le nostre penalità. Pensavamo che fosse giudicato da Dio, ma in realtà è stato trafitto per le nostre trasgressioni. È stato stroncato per le nostre iniquità. Verso 5. E su colui che non aveva forma, su colui che non aveva alcuna bellezza apparente per attirare il nostro sguardo, su colui che era disprezzato e sfigurato al punto da non essere riconoscibile come un essere umano, su Gesù c'è stato il castigo che ci ha portato la pace con Dio, la guarigione per i nostri cuori spezzati. La salvezza non arriva attraverso l'estetica o secondo i nostri standard, ma nello scontro con la brutta natura del nostro peccato, nella bellezza della croce. Sembra assurdo, finché non si vede la potenza di Dio in essa, con nuovi occhi. E quindi la croce di Cristo è vitale. Attraverso di essa vediamo lo scambio tra bello e brutto. E lo scambio tra bello e brutto è vitale. Nel versetto 6 leggiamo che tutti noi siamo come pecore che si sono smarrite. Tutti noi ci siamo allontanati dalle norme di Dio. Tutti noi abbiamo definito la bellezza secondo i nostri standard. Tutti noi abbiamo cercato la salvezza in ciò che era esteticamente attraente per i nostri occhi e desideri peccaminosi. Tutti noi. Eppure nella croce di Cristo, Dio ha deposto su Gesù tutti i nostri peccati. Quindi non c'è salvezza al di fuori della croce di Cristo. Che aspetto al braccio del Signore? Che aspetto alla salvezza di Dio? Chi avrebbe potuto crederci? Chi avrebbe potuto immaginarlo? La salvezza non viene dall'estetica, ma dai bei piedi di Cristo, che è venuto ad annunciare il regno di Dio. Non è quello che ci saremmo aspettati, perché abbiamo bisogno di nuovi occhi per vederlo e di nuovi criteri per giudicare la bellezza. Quindi amici, guardate la croce,
Non lasciatevi ingannare dalla sua estetica, ma vedetela per quello che è. La croce di Cristo è il quadro dipinto dove la perfetta giustizia di Dio e la sua perfetta misericordia si incontrano per rendere possibile qualcosa di bello. L'obbedienza di Cristo per la nostra ribellione, la sua perfetta cura e preoccupazione per gli altri, per i nostri giudizi superficiali su coloro che riteniamo indegni, la sua morte per la nostra vita. E come possiamo esserne certi però? Perché non è rimasto morto. Perché Gesù è risorto, Gesù è vivo, perché è il braccio del Signore, è il Re vittorioso. Quindi vi chiedo, attira il vostro sguardo? Lo guardereste? Vedete il suo valore? Ma quale altra religione ha un Dio che ha conosciuto intimamente il dolore e ha sperimentato la bruttezza del male? Nessun'altra, solo Gesù Cristo. Quindi, fratelli e sorelle, in 2 Corinzi 5, 16, leggiamo le parole dell'Apostolo Paolo che dice: quindi, da ora in poi, noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, come scrisse Isaia, ora però non lo conosciamo più così. La salvezza ha catturato il tuo sguardo? Nella grande sostituzione della croce non solo abbiamo barattato la morte di Cristo con la nostra vita, ma abbiamo sostituito, Dio ha sostituito i nostri standard di bellezza rotti con i suoi perfetti. E così non guardiamo più secondo la nostra vista, ma con gli occhi della fede. Ancora Paolo in 2 Corinzi 5, 17 scrisse: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe. Ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo. Vi supplichiamo nel nome di Cristo. Siate riconciliati con Dio, colui che non ha conosciuto peccato, colui che non aveva aspetto della bellezza, una forma che abbiamo piaciuto. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi nella croce, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. E quindi la prossima volta che vedrete una delle belle figure di Gesù in questa città, quindi forse ogni giorno, ricordate ciò che Isaia ha detto di lui. E ricordate che non siamo salvati da ciò che vediamo con i nostri occhi. Grazie a Dio. Guardiamo con gli occhi della fede. Ricordiamo che la salvezza non viene dall'estetica o dalla bella figura che cerchiamo di mostrare agli altri, ma da Cristo solo, colui che è venuto in una forma inaspettata. Chi avrebbe creduto? Per uno scopo inaspettato. Per salvare un'umanità distrutta, come? Scambiando attraverso la croce la nostra bruttezza con la sua bellezza. Amen? Preghiamo. Dio Padre glorioso, ti preghiamo nel nome di Gesù e con l'aiuto dello Spirito, e ti chiediamo di liberarci dagli standard superficiali di questo mondo, Signore, di perdonarci per i nostri falsi giudizi sugli altri o su di te. Ti chiediamo di
allinearli con la tua volontà e la tua parola mentre attiri i nostri occhi sulla croce. L'orribile ma bellissima croce dove Gesù è morto al posto dei peccatori, dove ha sofferto come noi affinché potessimo essere guariti, guariti dalla maledizione della morte, liberati dai nostri idoli, perdonati per i nostri peccati e fatti creature nuove, Signore. Cattura il nostro sguardo questa sera. Fa che possiamo cercare la salvezza non in ciò che vediamo con i nostri occhi, ma nella croce di Cristo e con gli occhi della fede. Questa sera, Signore, vuoi dare nuova vita, nuovi standard, nuove libertà e nuova speranza ai cuori spezzati? Attira le persone qui, intorno a noi, Signore, a gridare a te, perdonami Dio, salvami Signore Gesù Cristo, per la gloria di Cristo e del suo regno, ti preghiamo. Amen. Grazie per aver ascoltato questo sermone. Preghiamo che Dio lo usi per la sua gloria e per l'avanzamento del suo regno in Italia. Per altri sermoni e risorse, visiti il nostro sito web www.brecciadiroma.it. Grazie.